Battere il fanalino di coda era importante quest'oggi per continuare a marciare a punteggio pieno, e così è stato. Gli uomini di Mister Agnelli senza molta difficoltà hanno superato un avversario che era poca cosa in campo. Una gara dove la squadra avversaria non ha quasi mai impensierito la porta di Morgillo. Ma veniamo alla cronaca. Al settimo minuto del primo tempo sono gli ospiti con Pugliese per D'Ercole ad entrare in area e ad impensierire Morgillo, che para con la palla deviata in angolo. Al decimo minuto passa in vantaggio il Manfredonia, basta al centro della difesa che libera e manda in angolo. Sul calcio d'angolo è la Borragine a mettere la palla al centro, Telera di testa col Piscellegno, sulla ribattuta il più veloce di tutti è De Filippo che manda la palla alle spalle del portiere canosino Crisantemo, 1-0 per i biancocelesti. Due minuti dopo, al tredicesimo, raddoppio per il Manfredonia, triangolazione trotta al Brizio con il numero 9 biancoceleste che mette la palla dentro per la seconda volta, 2-0 per il Manfredonia. 21esimo, terzo gol per gli uomini di Mister Agnelli, palla messa al centro area da Di Noia dopo un primo tentativo di Roberto a battere a rete, la palla termina tra i piedi di Albrizio che sigla la propria doppietta personale regalando il terzo gol al Manfredonia. 33esimo, Trotta viene atterrato da Brusese, calcio di punizione per il Manfredonia ed ammonizione per il numero 5 canosino, sulla palla la Borragine che impegna Crisantemo in un difficile disimpegno. 39esimo, calcio di punizione per gli ospiti per fallo su Pugliese, sulla palla Iacobone, il suo tiro si infrange contro la barriera. Al 45esimo Ieva di testa a scaldare i guanti al portiere Sipontino Morgillo. E al 46esimo minuto del primo tempo, all'ultimo secondo, sono proprio gli ospiti ad accorciare le distanze con Pugliese. Suo è il diagonale che fissa il risultato alla fine dei primi 45 minuti sul 3-1. Al primo minuto della ripresa, Grumo, che è appena entrato in campo, impegna Crisantemo. Sulla ribattuta è il Brizio di testa che manda di poco alto. Ottavo minuto, ospiti in avanti, Landolfi per Pugliese che in acrobazia manda alto sulla traversa. Al 21esimo minuto il portiere ospite nega la rete a Capitan Trotta. 22esimo Ica toglie la palla dalla porta su tiro di Albrizio. Al 44esimo il 4-1 per il Manfredonia ad opera di Santoro è entrato nella ripresa su cross di Grumo. Trafigge il portiere ospite per la quarta volta, mette il suo sigillo sulla gara e fissa il risultato definitivo sul 4-1. Dopo questa gara il Manfredonia Calcio 1932 comanda ancora la classifica con 12 punti e allo stesso punteggio c'è anche lo United Strai che ha battuto nella sua propria gara lo Sporting Apricena per 5-1. Domenica prossima gli uomini di Agnelli andranno a far visita al nuovo Spinazzola battuto nella giornata odierna per 2-0 dal Ginosa.